paziente verrà risarcito con mezzo milione di euro per aver contratto l'epatite in occasione di una trasfusione di sangue alla San Raffaele di Milano. Lo ha deciso il giudice del Tribunale Civile di Milano dopo una denuncia presentata ben 30 anni fa. Un pensionato di 74 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo l'urto contro lo specchietto di una vettura. È accaduto a Magenta in una strada a scorrimento veloce. Sul posto anche l'elisoccorso. Prende forma la città della salute. A Sesto San Giovanni è stata firmata la convenzione tra Regione Lombardia ed il Comune per dar vita al nuovo polo dell'eccellenza sanitaria in Lombardia. L'accordo è stato sottoscritto dal presidente Roberto Maroni e dal sindaco di Sesto Monica Chittò. Vogliamo realizzare questa struttura nei tempi previsti, ha sottolineato Maroni. Due albanesi di 20 e 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento a Codegliano Viconago in provincia di Varese. Avevano rubato il furgone ad una fornaia e si erano dati alla fuga, ma la donna ha allertato immediatamente i militari. Quattro famiglie sono state evacuate da un condominio di Mediglia a causa di una fuga di gas. I tecnici hanno dovuto lavorare per oltre 6 ore per riuscire a risolvere il problema. Sono stati ben 18 i paesi stranieri che hanno inviato una loro delegazione all'incontro riservato agli ambasciatori promosso dal sistema Brescia per Expo. A Sirmione si è fatto il punto del cammino svolto in questi anni dalla società Expo 2015 per preparare l'importante evento internazionale sul tema dell'alimentazione. La provincia di Brescia, attraverso il suo capoluogo, è stata la prima in Lombardia a sottoscrivere l'adesione a Expo. È stata identificata e denunciata la donna di 36 anni dell'est europeo che aveva sottratto con destrezza una collana d'oro ad un sessantenne di Casale Cremasco. Residente a Pianengo, ha fatto perdere le sue tracce. Un cacciatore che ha sparato nelle campagne di Pandino ha colpito una bambina che stava nella sua cameretta. I colpi hanno anche sfiorato il fratello che si trovava su una scala interna. Condotta in ospedale a Crema, la piccola è stata sottoposta agli accertamenti di rito. Il padre ha sporto denuncia ai carabinieri. Al via, domani a Crema, la rassegna Altre storie. Si tratta di una serie di appuntamenti dedicati ai libri dai lettori, i bambini in particolare. Ospiti in vari punti della città, autori come Beatrice Masini, Alessandro Sanna e Nora Baskin. Al Sant'Agostino la mostra dedicata alle creature di Maurice Sendak. Una romena di 42 anni è stata denunciata dai carabinieri di Castelleone per aver rubato oltre 100 euro che si trovavano nella borsa della parrucchiera di cui era cliente. La straniera, approfittando di un momento di disattenzione della donna. Riqualificare l'ultimo tratto di Corso Roma a Lodi è l'obiettivo comune dei commercianti della zona, quella compresa tra Piazzale Zaninelli e Via Legnano, Palazzo Broletto. Gli interventi proposti vanno dalla posa di un dosso a quella delle fioriere e rastrelliere. Ribadito il no ad un ampliamento della zona a traffico limitato. Una donna di 70 anni e il figlio di 43 sono stati denunciati dagli agenti della squadra mobile di Lodi. Nel giardino della donna, che abita in Città Bassa, sono state trovate 7 piante di marijuana, altre alte più di 1 metro. Le piante sono sotto sequestro.
Non è imputabile la trentenne che a Ferriere, nel Piacentino, ha ucciso l'amica di 29 anni con ben 160 coltellate, al culmine di una lite. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Piacenza, che ha però disposto per la donna 10 anni in ospedale psichiatrico.